Sarà prima di tutto una grande festa con a fare un canestro che vale più di 1000 punti, la voglia di favorire l'inclusione e far parte di una squadra vera, due nobili istanze fuse in un unico sport adatto ma soprattutto pensato per tutti, noto come Baskin, e che faranno di Isola Vicentina e Villaverla un'oasi di sorrisi in arrivo da tutta Italia, in vista delle finali nazionali che saranno ospitate nei Palasport Vicentini dal 24 al 26 giugno, un weekend da segnare sul calendario per merito innanzitutto del club vicentino Bears, con il sostegno delle amministrazioni territoriali dell'ente italiano Sport Inclusivi e il contributo importante di Fideuram, Intesa San Paolo Private Banking, una disciplina a forte spinta sociale che sta prendendo sempre piede in Italia da ormai una decina d'anni e che ha visto sorgere club e competizioni via via in un mondo capillare, partendo dai fondamentali tecnici della pallacanestro, adattandone in maniera mirata e intelligente gli strumenti di gioco e il regolamento. La presenza di cesti di canestro in campo, posti a diverse altezze, l'utilizzo di palloni di peso e misure differenti e regole specifiche hanno reso il Baskin uno sport design for all, favorendo la partecipazione attiva di tutti i giocatori, valorizzandone anche la spettacolarità e il dinamismo. Insomma, una bella novità da giocare e da applaudire. Tutti uniti nel lanciare la palla ai Baskin Players, insomma, e anche un invito speciale ai team partecipanti in vista di un appuntamento sportivo di rilievo nazionale che va a concludere un'annata che ha fortunatamente riconsegnato il divertimento e gli stimoli connaturati alla pratica sportiva che la pandemia aveva interrotto.